Il Consiglio Provinciale afferma la volontà, qualora si dovesse determinare il fallimento del tavolo nazionale, di essere al fianco delle maestranze dell'Irisbus, manifestando fin da adesso l'adesione a tutte le legittime forme di lotta, anche le più incisive, che sindacati e maestranze riterranno opportuno porre in essere. Questa è la decisione arrivata dopo ore e ore di dibattito fra i 24 consiglieri provinciali presenti. Sibilia sottolinea che non si tratta di una solidarietà formale, ma fattiva. Il Consiglio Provinciale ancora una volta ha dato prova di grande maturità, ha condiviso un documento, maggioranza e opposizione si sono confrontati su questioni importanti e alla fine è scaturito un documento, come dicevo, condiviso all'unanimità. Si chiede nel documento di avere una giusta riflessione a tutti i partecipanti al tavolo del 3 agosto, quando presso lo sviluppo economico ci sarà la riunione tra forze sociali, rappresentanti istituzionali, parlamentari, la Fiat, insomma speriamo di arrivare ad un risultato positivo. Il Consiglio Provinciale ha dato prova di grande unità. Lei sarà presente il 3 agosto? Sì, ci sarò come sono stato già presente prima negli incontri che si sono avuti precedentemente. Speriamo con un risultato positivo rispetto agli altri incontri quando c'è stato un risultato interlocutorio se non negativo. Gli operai però si aspettavano un documento più incisivo dall'ente provincia. La piccola delegazione della Valle Ufita presente era formata da un paio di lavoratori, il comitato civico Pro Irisbus, i sindaci di Vallata, Valle Saccarda e Trevico e in rappresentanza del consiglio di fabbrica Rocco Mauriello, che ha preso la parola davanti il parlamentino. Noi quello che chiediamo questa sera, non abbiamo bisogno del documento dove ci dicono il vostro impegno nella provincia, perché se si vuole veramente interessare dovete stare tra i lavoratori, cioè i politici delle nostre zone che passano ogni tanto, ogni settimana a farsi la passeggiata e quindi per farsi vedere. Noi chiediamo veramente una partecipazione fattiva dove ci possono dare dei consigli, dove soprattutto abbiamo bisogno della vostra vicinanza fisica tra di noi e non solo di occasioni quando si fanno le assemblee, perché se la politica veramente ci tiene, veramente fa politica, deve stare tra la gente, perché oggi abbiamo notato che la politica sta tutta dall'altra parte, stanno nelle loro proprie stanze, stanno tranquilli e degli altri certamente non si interessano, perché non sono più legati al territorio, sono legati ai propri capi che li nominano, che hanno la garanzia e che però non rappresentano più le istanze dei cittadini. Allora io quello che chiedo, perché se non si fa un consiglio provinciale davanti allo stabilimento, vuol dire che questo consiglio provinciale sta tutta dall'altra parte. Noi abbiamo infatti, non abbiamo bisogno di parole, siamo stanchi di sentire parole vuote che non ci portano in niente e quindi noi vi chiediamo di fare una battaglia insieme a noi, di arrivare certamente da Caldoro, di dirgli chiaramente che noi la monnezza non la vogliamo, se tu caro Caldoro non ti impegni affinché questo stabilimento, il territorio, le altre fabbriche stanno chiudendo e la provincia di Avellino, se non ti impegni su questo per portare avanti questa battaglia e quindi facendo una conferenza delle regioni sul piano autobus, beh certamente se prendete questi impegni di stare tra i lavoratori e di impegnare con loro, perché diciamo a Caldoro la monnezza della tu, la questione è un'altra, noi quella che abbiamo oggi, il problema è un altro. L'obiettivo della delegazione appoggiata dalla minoranza consiliare era un documento nel quale 3 punti che rimarcassero le responsabilità del governo nazionale, della regione e di Fiat. Il documento di 13 righe, la scelta di tenere il consiglio nella sala consiliare e non davanti ai cancelli come richiesto dai sindaci del comprensorio, hanno creato delusione e rammarico nella delegazione che ha abbandonato l'aula prima della fine dei lavori.
Intanto abbondano le indiscrezioni ad un giorno dall'incontro romano. Questa mattina i fratelli di Riso sono al Ministero dello Sviluppo Economico nella capitale per un tavolo governativo per discutere dell'acquisto di Termini Imerese. Sembrerebbe che gli imprenditori molisani abbiano indirizzato le loro energie solo sull'impianto siciliano. L'acquisizione della Irisbus da parte della neo società del gruppo, la Itala S.p.A., secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata bloccata. Data l'infiammata avvertenza con la Fiat, la DR Motor avrebbe chiuso ogni operazione relativa alla Valle Ufita. Ritornando invece all'appuntamento romano, si fa strada la speranza che si arrivi ad un congelamento delle decisioni della Fiat. Domani, a causa di impegni istituzionali, potrebbero non il governatore Caldoro e gli stessi parlamentari, data la convocazione urgente del presidente Berlusconi sulla crisi economica nazionale. Insomma, i sostenitori politici dell'avvertenza, non per volontà propria, potrebbero essere impegnati su altri fronti. Lo scenario appare più che complicato. Stamani alla Camera è intervenuto anche il segretario del PD, Pierluigi Bersani. L'attività della Irisbus deve proseguire, ha detto il leader del Partito Democratico. Sarebbe un pessimo segnale se ancora una volta si preferissero forme di assistenza piuttosto che il rilancio del lavoro.